Ciao, oggi è la mattina del 21 marzo e mi sto preparando per andare a Torino a suonare alla primissima data dell'Infinito Tour di Vecchioni. Ho deciso di accendere la telecamera per fare questo breve video per farti vedere e condividere con te alcune cose che secondo me sono fondamentali in una situazione particolare come questa. Per esempio, qui ho il mio zaino. E in questo zaino praticamente c'è tutto quello che mi servirà sul palco, ok? Poi nel trolley invece ho tutte le cose che mi servono per il cambio d'abito, il beauty case, asciugamani, tutte quelle cose che mi servono in camerino. Questo invece è ciò che mi porto sul palco. E adesso voglio farti vedere cosa c'è dentro, perché magari se un giorno ti capitasse una situazione come questa, e ti garantisco che può capitarti molto facilmente, perché si comincia così e anche andando avanti nella carriera comunque sono situazioni che succedono spesso. Ricordati, noi batteristi siamo fra gli elementi più sostituibili nelle band, più facilmente sostituibili nelle band, per cui andare a sostituire qualche collega sarà un'occasione che ti capiterà molto facilmente, per cui devi essere preparato per eliminare o ridurre al massimo la paura di affrontare una situazione di questo tipo qua. Bisogna essere preparati il più possibile. E io ti voglio far vedere come faccio io. Io uso questo tipo di strategie per salire sul palco con meno ansia possibile, dovuta magari alla mancanza di controllo riguardo fattori imprevisti, come possono essere appunto una situazione in cui lo strumento non è tuo, il monitoraggio lo fai il pomeriggio, il palco è nuovo, il repertorio in questo caso metà del concerto è nuovo, non è roba vecchia che ho già suonato, per cui io cerco di limitare al massimo l'influenza delle interferenze esterne, ok? E soprattutto lavoro anche sulle interferenze interne. Questo fa parte delle interferenze interne. E adesso ti faccio vedere che cosa c'è qui dentro. Allora, la prima cosa che c'è, la tiro fuori per in ordine di apparizione, questa è la mia telecamera. La mia telecamera, a cosa mi serve? Questa telecamera, questa è una Sony, è una music telecamera fatta apposta per registrare live, quindi ha una lente che registra bene al buio, sopporta bene i cambi di luce e soprattutto ha questo sistema di microfonazione stereo fatto apposta per le pressioni sonore molto alte. Dentro la scatola c'è anche l'alimentatore con il cavo. Perché mi porto la telecamera? Perché io registro tutto. In questo modo io posso riguardarmi con calma quello che è successo sul palco, quello che ho fatto, e in modo che la prossima volta, prendendo appunti, cercherò di migliorare quello che c'è da migliorare e tener buono quello che è andato bene. Ma senza questo non lo saprei mai, per cui ti consiglio di fare questo investimento. Sono nemmeno 300 euro, credo. Per cui ricordati, questo è fondamentale. Poi questo è invece la mia scatolina con il necessaire proprio da palco. E qui dentro c'è. Cade tutto. Qui dentro ci sono fondamentali, aspetta che sposto questo un attimo qua. Ecco, qui dentro c'è la sopravvivenza. Questi sono i miei in-ear monitors, ok? Sono dei vecchi calchi di silicone, ecco. Calchi di silicone con una semplice cuffia della Sennheiser, l'avrò pagata 15 euro, quindi non è nemmeno una cosa molto costosa, sono costati i calchi. Poi c'è fondamentale le luci da appendere al leggio, ok, luci a LED, fondamentali, mai andare via senza, perché se tu ti prepari bene a casa con le partiture e poi c'è buio e non riesci a leggere, sei spacciato. Questo è un vecchio iPhone, ormai inutilizzabile, che io uso con l'app Live BPM, mi serve, la tengo lì di fianco a me per vedere l'andamento delle velocità dei BPM durante i pezzi senza click, ok? Per vedere quanto oscillo, ok? Oppure per vedere a che velocità partono gli altri quando iniziano i pezzi senza la batteria, per poi
assestarmi io quando entro sulla stessa velocità che hanno preso loro e vedere di non oscillare, perché magari io ce l'ho in testa più lento o più veloce. Fondamentale anche questo. Poi ci sono ovviamente i cavi di alimentazione delle luci dell'iPhone. Questo è il cavo di alimentazione dell'iPad, che ti farò vedere a cosa mi serve. Questo invece è l'alimentatore multiplo per alimentare tutti questi dispositivi che sono ad alimentazione USB. Questo è un'unica spina con quattro porte USB, perché devo alimentare un iPhone, un iPad e le luci, e eventualmente se devo ricaricare anche il telefono. È lì. Infine c'è ovviamente un ricambio delle cuffie, perché non si sa mai, un ricambio della prolunga delle cuffie, perché non si sa mai, la gaffa vitale. Basta, questo è il necessaire sul palco. Ok, metto via, adesso ti faccio vedere cos'altro ho qua. Questo è l'iPad. Nell'iPad c'è praticamente un'applicazione che si chiama Tempo Advance, credo, te la faccio vedere al volo velocissimamente, e praticamente qui c'è tutta la scaletta con i BPM per avere sempre pronto anche la velocità di brani che magari non hanno il click. Serve giusto per avere una partenza corretta. Ecco, questa è l'applicazione, magari ne abbiamo parlato in qualche post del blog. Ecco, vedi, questa è l'applicazione. Eccola, vedi, qui c'è la scaletta, la set list, con tutte le velocità. Io, a seconda di come mi cambiano la scaletta, posso spostare i brani, i titoli dei brani, così da averli tutti in fila. Questo è il metronomo, io schiaccio qui. Questo è collegato con un cavo al mixer, perché io di fianco ho un mixer, poi lo vedrai nella foto che allegherò. Quindi questo va nel mixer che alimenta le mie cuffie, i miei in-ear monitors, e insieme agli ascolti della band, del click delle sequenze e della voce separata del prof. Poi c'è ovviamente, esatto, questo è fondamentale, dove metto la telecamera? Cavalletto. Questa poi ti farò vedere in altri video il risultato delle riprese della drum cam cosiddetta, cioè dal mio punto di vista. Ho posizionato la telecamera di fianco a me in modo da inquadrare solo me, ok? La mia postazione e la mia postura e la mia gestualità per vedere come suono e come sto sul palco. Poi ovviamente c'è il libro delle parti, questo qua. Ah, c'è anche il smartphone sticks per fare magari delle riprese sul palco durante le pause del pomeriggio per postare qualcosa sui social. E questo sono i due libri delle parti. Questo è il libro ufficiale delle parti, nel senso delle parti che useremo stasera. E, ovviamente sono già in ordine di scaletta, sono dentro a dei semplici luci di portalistino antiriflesso, mi raccomando, antiriflesso, perché le luci poi fanno i riflessi, non vedi più niente. Ok? In più ho un altro libro a parte dove dentro ho tutto il resto del repertorio, cioè metti che all'improvviso qualcuno decida di fare un pezzo che qui dentro non c'è, io ce li ho tutti qua in un altro libro, non si sa mai, tanto non pesa. Ok, questo è ciò che mi porterò questa sera. Passo alla tasca anteriore perché forse c'è ancora qualcos'altro dentro, e uno sdoppiatore. Questo sdoppiatore di cuffie, semplice cavetto preso su Amazon a pochissimi euro. Questo sdoppiatore io l'ho usato sia in sala prove che durante le prove generali, quando suonava Roberto Gualdi. Io ho messo questo fra il suo in-ear monitor e il mio, e qua ho attaccato il suo e il mio, in modo che io potessi stare di fianco a lui per sentire esattamente ciò che sente lui in cuffia. Ma di questo ne parleremo in un altro video dedicato proprio a tutta la fase di preparazione alla data 1, e poi fatta la prima tutte le altre, poi sarà tutto più semplice ovviamente. Per cui io adesso parto, vado a Torino, e domani quando mi riprenderò dopo la prima data ti dirò se tutto quello che io ho fatto in questi giorni per prepararmi ha funzionato oppure no. Ma vedrai che funziona, perché la preparazione è fondamentale.
ti dà relax, serenità, ti fa scendere il livello di ansia, perché l'ansia è maggiore in relazione alla paura che tu hai di sbagliare, e si ha paura quando non ci si sente preparati, ok? Se tu ti senti pronto, preparato, può succedere di tutto, per carità, non è nulla escluso, però almeno sali sul palco con una certa tranquillità e non con il terrore, ok? Perché comunque il primo pezzo è importante, non puoi salire con le mani che tremano, va bene? E poi vedrai anche che tipo di pezzo è il primo pezzo di questo tour. Io adesso vado a fare questo concerto e poi domani ti dirò com'è andata, ok? Ciao!